Ciao a tutte ragazze, guardate che bellezza. Oggi vi faccio vedere come la nostra amica Giusy ha realizzato questa costa 3 a 3 punzonata. La trovo bellissima e di comune accordo con lei abbiamo deciso che io avrei fatto un video. Come vedete, questa è la parte che si vede dalla seconda frontura, questa è la parte che si vede dalla prima frontura ed è in prima frontura che andiamo a fare la punzonata. Facciamola insieme. Per fare la costa 3 a 3 io mi sistemo gli aghi, un ago sì e un ago no. In macchina metto pochissimi aghi perché tanto serve solo per far vedere il campioncino. Posizione della macchina, manopola su 5, leva su P, aghi frontali. Ok? Per fare questa prova userò un filato bianco in modo che si vede benissimo. Inizio a fare la costa 1 a 1. Ovviamente per fare l'inizio metto le tensioni sotto zero il mio pettinino lo faccio rivedere ancora una volta, l'ho fatto vedere tante volte. Molte di voi fanno lo sbaglio di tirar via tutto il fil di ferro. No, ragazzi, tiratene un pezzettino solo. Sappiamo tutti che questo pettine ci prende 130 aghi. Lo faccio salire dalla parte destra, vedete, all'ago 65, alzo il pettine tenendo il fil di ferro con la mano, alzo il pettine, lo faccio arrivare sul lavoro, tiro il fil di ferro fino a quando mi esce dal lavoro e rimetto dentro il fil di ferro. Ho evitato di tirare tutto il fil di ferro. Mi vado a mettere i miei pesini. E vado a crearmi il mio inizio chiuso. Un part e un PR. Ovviamente mi sistemo la tensione e mi faccio le mie quattro passate di inizio chiuso. A questo punto metto tutti i tasti a riposo e mi vado a sistemare la costa 3 a 3, come sono abituato a lasciare gli aghi esterni sempre nella prima frontura. Scusate, a questo punto mi vado a spostare gli aghi per creare la costa 3 a 3. Ok, ho creato la costa 3 a 3. Io qui ho tre aghi, perché lo lascio. Ok, cosa faccio? Mi azzero il contagiri e vi dico anche perché. Questa punzonata è fatta ogni 5 passate. Ok, perciò azzeriamo il contagiri. E iniziamo a fare la costa. Ovviamente mi sistemo la tensione per questo filato e inizio a contare 1, 2, 3,
4 e 5. Guardate dov'è il carrello, dopo vi dico anche perché. Inizio a fare la punzonata, questa. Cosa faccio? Prendo l'ago centrale e lo sposto verso destra. Lo faccio in tutte le coste che ho in prima frontura. Ok? Lo sposto verso destra perché dopo ve lo faccio capire. Mi rimetto al lavoro l'ago che ho scartato. E andiamo a creare ancora 5 passate. 1, 2, 3, 4 e 5. Come vedete, questa volta il carro ce l'ho a sinistra. Cosa faccio io? Mi prendo i punti, sempre quelli centrali della costa della prima frontura, e me li sposto verso sinistra. Perché faccio questo? Perché durante il lavoro succede che ci dimentichiamo in che direzione dobbiamo spostare i punti. Facendo così io non mi dimentico, perché so che i punti che devo spostare li devo spostare nel lato dove ho il carrello. Rimettiamo al lavoro di nuovo gli aghi che abbiamo scartato poco fa e facciamo altri 5 passate, scusate. 1, 2, 3, 4 e 5. Questa volta il carrello ce l'ho a destra e io non vado a fare altro che prendere sempre il punto centrale delle coste della prima frontura, e siccome so che il carrello è a destra, me li prendo e me li sposto verso destra. Così non dimentico in che direzione devo spostare i punti. Mi rimetto gli aghi al lavoro. Ancora 5 passate. 1, 2, 3, 4 e 5. Questa volta sposto i punti verso sinistra. Il lavoro da fare è sempre questo. Serve per familiarizzare con il punzone e, perché no, creare una costa molto molto carina. E così via. Adesso, per quanto mi riguarda, basta, la butto a terra. Guardate che carina. Taglio il filo. Io penso che ne vale la pena. Questa è la costa punzonata 3x3. Grazie Giusy, grazie a tutte, alla prossima.